Buongiorno, benvenuti al primo episodio del tutorial sul workflow per la creazione di oggetti 3D da utilizzare per la realizzazione di videogame. La spiegazione di questa serie l'ho già fatta nel video precedente, se ve lo siete perso, qua sopra troverete il link per andarlo a vedere. Ed ora iniziamo. Per prima cosa andiamo ad aggiungere un cilindro e tramite il pulsante Add in alto a sinistra. E poi in Edit Mode andiamo a scalarlo nella grandezza, diciamo, che desideriamo noi. In questo caso lo allungheremo un po'. Si può fare questa trasformazione, si può fare anche tramite il tasto S della tastiera oppure tramite il pulsante a sinistra, come avete visto nel video. Una volta giunta la grandezza desiderata, andiamo a estrudere la faccia superiore tramite il tasto E della tastiera. Come vedete, abbiamo bisogno di abbassare un po' la faccia superiore. Questa è la nostra reference. Facciamola un po' più fina. E adesso possiamo nuovamente tramite il tasto estrusione andiamo ad abbassare lievemente la faccia superiore. Sì, così può andare. Ora andiamo a dargli praticamente i rilievi principali. Essendo un semplice low poly, questo modello non andremo a fare troppe rifiniture e troppa alta definizione, però comunque sia andremo a creare lo stesso i rilievi principali di questo barile. Tramite la combinazione di tasti Ctrl R andremo e poi la rotella del mouse, in base a quante ne vogliamo inserire, di tagli vogliamo inserire, andremo a dividere prima in tre parti e poi ogni parte in due, perché adesso vedrete il motivo, per creare questi rilievi circolari attorno al barile. Ora qui non era necessario due tagli, ma se ne bastava semplicemente uno, perché la parte sopra e la parte sotto effettivamente non ne hanno bisogno, diciamo. Infatti verranno tolte tramite il del dell'edge loops. Ora andiamo a selezionare solamente le sezioni centrali e andiamo a scalarle in grandezza tramite il tasto S. E voilà. Ora, per andare a vedere bene il nostro modello come è realizzato, andiamo a farlo in Object Mode. Ok. Ora, se vogliamo vedere il modello senza la visione poligonale che abbiamo, ci sono due possibilità. La prima possibilità, tramite il tasto Object, in modalità Object Mode, tramite il tasto Object, andremo a selezionare Shade Smooth, anche se comunque questa visione non mi piace molto e non mi aggrada. Seconda possibilità, molto più interessante a mio avviso, è andare sempre in Object Mode presso la sezione Object Data Properties e andremo sulla voce Normal, facciamo Auto Smooth e successivamente andremo a posizionare l'angolo più o meno sui 12-14 gradi. Poi vedete un attimo voi, ovviamente giocate un attimo con la cosa.
Ora andremo a risolvere un piccolo problema che molto spesso ci si dimentica quando si fanno modelli 3D da inserire poi negli engine grafici. Andiamo a rendere la faccia superiore del nostro cilindro, che attualmente ha, se non erro, 24 vertici, cosa che rende un po' difficile purtroppo in engine grafici gestire una face, come si dice, in quanto una face ottimale deve avere 3, massimo 4 facce. Quindi ora andremo a, diciamo, eliminare questa face sopra e sotto del nostro cilindro e andare a crearne più face, però ovviamente è d'obbligo fare questa operazione. Eliminiamo la face iniziale, selezioniamo i bordi e successivamente andiamo a estrudere, perché andremo a fare un edge collapse. Ora andiamo a creare nella parte superiore del nostro barile il tappo. Torniamo in Object Mode, andiamo ad aggiungere un nuovo cilindro. Andiamo per ora ad oscurare il barile, così ci troveremo meglio nella costruzione. Andiamo già, volendo, a smussare gli angoli. Andiamo a scalare col tasto S, torniamo a visionare il nostro barile, così abbiamo più o meno la possibilità di vedere le grandezze. Andiamo a posizionare il nostro tappo più centralmente sulla faccia superiore e come da reference un po' spostato verso sinistra. Una volta raggiunta la posizione ottimale, andiamo ancora un po' a scalare perché forse è un po' troppo piccolo. Lo posizioniamo nella location desiderata. Torniamo a fare l'operazione che abbiamo compiuto precedentemente nel nostro barile con le facce e andiamo ad eliminarle e a crearne di nuove tramite l'estrusione e successivamente l'edge collapse. Ed ecco creato il nostro tappo.
Diciamo che come versione low poly mi sembra un ottimo risultato. Nel video successivo andremo a realizzare la versione high poly andando a definire i vari particolari. Vi aspetto nel prossimo video e mettete un like se vi è piaciuto. Alla prossima!